Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo 941 e oggi siamo tornati con la Maullocraft. Signori, episodio numero 7, se non ricordo male, sì, forse 7, forse 8, non mi ricordo bene, però va bene signori. Allora, prima di partire col video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul secondo canale, mi trovate come Maullo 941 BIS, in cui portiamo altri gameplay e altri videogiochi. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sempre come maullon941 sia su Instagram che su Facebook, dove tramite appunto i social vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live sia su questa piattaforma che su quella viola. Di solito qui su YouTube mi trovate eh, ogni sera alle 21, eccetto il sabato, per giocare con voi. Ultima cosa, guardate il link in descrizione al video per rimanere sempre collegati con il canale. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Allora signori, cosa facciamo oggi? Come avrete ben capito dal titolo, signori, eh, abbiamo bisogno di carne <ride> Proprio detto così spusolatamente, senza, senza nessun tipo di problema Abbiamo bisogno di carne Perché se vogliamo realmente andare in esplorazione e trovare, andare nel nether, andare di qua, andare di là Abbiamo bisogno, signori, della carne di mucca Che, attenzione, il pane è tutto, tutto quello che vuoi, ma la carne di mucca è tutta un'altra cosa Allora la serie, abbiamo detto che dovrà essere molto semplice, spiccia e veloce, quindi non ci saranno pixel art. Cos'è quella cosa là? Cos'è Ah, una pecora, una pecora, perfetto. Una pecora, una pecora marrone che a noi non serve assolutamente a nulla. Allora, ehm, sarà molto veloce, niente pixel art, niente. Faremo semplicemente un recinto dove, faremo, dove alleveremo le nostre mucche. Dove lo andremo a fare questo recinto, signori? E visto che voglio la serie più semplice possibile, il grano sta qua, signori. Le mucche le metteremo qua. Così, in questa zona più o meno carina e coccolosa. Andremo a pulire un attimino questi alberi di qua. Eventualmente, questi li sposteremo un attimino. Andremo a sistemare questa zona di qua. Vedremo dove farli crescere questi altri tipi di alberi. E gli alberi di, eh, di Betul no, gli alberi di acacia. E andremo a sistemare quelle le mucche là. Se no, potremmo metterle qua le mucche, signori. Le potremmo mettere qua, siamo proprio vicino al grano, vicino a casa. Poi magari, magari facciamo un ponticello che da qua arriva là. Tac, e siamo a due passi da casa, perfetto. Quindi ho fatto un'ascia che non mi serve un cazzo, mi serve... Eh, non mi serve a nulla. <ride> Pardon, <ride> piccolo qui pro signori, scusatemi. E dobbiamo andare a fare una pala, perché dobbiamo andare a lavare tutta quella terra che c'è lì. Perfetto, ottimo, ottimo. Bug, ottimo, cretinata prima del video, ottimo. Allora, andiamo a sprecare altro ferro, bello così. Facciamoci una bellissima paletta come se non ci fosse domani. Paletta ce l'abbiamo. E iniziamo a levare tutta quanta la terra, sì, qua poi si potrebbe fare un bel ponticello. Vediamo poi dove, 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 dove conviene farlo. Così siamo ancora più vicini alle mucche. E altra cosa, prima di che mi matto imparto mentre levo la terra, altra cosa che mi piacerebbe fare, signori, sarebbe riuscire a ricostruire la nave che vediamo davanti a noi. Ovvero mi piacerebbe lì in mezza nave. Che tra l'altro è, è, è mezza, veramente mezza nave, sì Mezza Mi piacerebbe ricostruire tutto il galeone Bello, grosso E, e, e potrebbe essere una cosa carina Da poter metterci anche un letto dentro Vedere come, come poterla strutturare Il problema è che non so minimamente come, po, come si possa fare Una nave Ora, allora, devo andarmi a vedere qualche video su YouTube O se conoscete qualcuno che l'ha fatto Un tutorial su come ricostruire una di queste navi Che è bella, bella grossa Me lo scriva nei commenti e io mi metto il link nei commenti, signori, e io me lo vado a spipolare molto volentieri. Detto questo, signori, allora, io qui continuo a levare tutta l'erba. Eh, tutta questa terra che attualmente non ci serve. E poi prendo giusto le misure e vediamo come fare il recinto. Ok, signori. Allora, io ho piazzato la crafting table, ho preso degli altri legno tramite dei, degli alberi che abbiamo distrutto qui vicino. Creiamo un po' di sticchettini perché dovremmo creare tanti. Eh, eh, mm, Dovremmo creare eh, un recinto per queste belle mucche. Che dovrà essere fatto più o meno eh, qui. Così ce la facciamo? Sì, ok. Quante me ne dai? 30 va bene. 30 penso che per ora mi potrebbero anche bastare. 30 penso che per il momento mi potrebbero anche bastare. Allora, eh, l'entrata la facciamo io direi di qua. Sì, sì. Di quanto lo facciamo largo sto coso Io non sto prendendo minimamente le misure Allora qui dovremmo mettere il cancelletto Perché dai un cancelletto ci sta Non possiamo fare sali scendi dal, dal O se no mettiamo un pezzo di lana Un pezzo di lana forse converrebbe Perché il cancelletto poi Se mi scappa le mucche come le ripiglio Va bene il cancelletto Va bene il Sì vabbè il pezzo di lana Madonna mi mi messo a confondere Allora siamo calmi Facciamo 1 2 3 4 5 6 e quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok, non mi basta tanto, signori. Sì, sì dai, deve essere piccolino, ci devono entrare le, le, le mucche, ma siamo a posto. Di qua lo facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perché comunque deve essere... Eh, vabbè, dai, che sei. dai, così Tanto, dobbiamo andarle a rifare tutti, quindi, via È Come se non ci fossero domani, dai, metti, metti no, non dovevi mettere la torcia Dobbiamo farne qualche altro, però, no, no, dai, dai, mi sta bene, mi sta bene, mi sta bene Allora, allora, dobbiamo farne qualche altro Vediamo intanto di con questi quanto riusciamo a farne Riusciamo a farne pochissimi, va bene, va bene Altri sei che non mi basteranno mai nella vita Allora... Facciamo due calcoli veloci Iniziamo a chiudere qua veramente Un altro poco lo posso anche allargare Sì così bello Come se non ci fosse un domani eh, Dai così Ok va bene Sì signori penso che vada bene come recinto Un mini recinto Un mini recinto Allora Completo questo, questo mini recinto di là Ovvero mi, mi prendo i pezzi che mi servono di legno e, e poi andiamo a cercare le mucche signori Perché non vi preoccupate Le mucche sono vicine Sono vicine Non vi preoccupate Ok, signori, siamo andati a dormire che sera fatta a notte. Ho completato più o meno il recinto. Ci ho messo qualche torcia perché, ripeto, sera fatta a notte. però, questi me li devo tenere anche in mano. Ora andiamo in quella direzione di là velocemente, come se non ci fosse un domani. Qui stanno a cascare gli alberi di betulla che eh, giustamente avevo eh, dovuto raccogliere del legno. Quindi ho un attimino eh, fatto pulizia come se non ci fosse un domani in questa zona di qua. E eh, va bene. Possiamo piazzare? No, qua c'è sta il mare, Piazzamone uno qua, dai, così, per, per, per bellezza. Allora, allora secondo un'antica leggenda, in quella direzione di là, queste sono le pecorelle. Ma le pecorelle non mi servono. Le pecorelle, signori, però le lasciamo perdere perché a parte che qui ci sono aiose. Ma eh, ora, come ora, allora, la lana non mi serve più di tanto. Quindi, zio dei corri, maialini, stessa cosa perché non abbiamo, non abbiamo ehm, carote. Quindi è inutile pensare di poter rifar riprodurre i, ehm, far riprodurre i maiali. Eh, calma, le mucche devono essere in questa direzione. Di qua, io l'altro giorno le avevo viste mentre esploravo un attimino la campagna nelle vicinanze di casa mia. Ma adesso sono sparite tutte le mucche, signori. Ci hanno fregato? No, eccole. Stavolta ci fregate le mucche, dai così, me ne servono almeno due, signorine, mucca Carolina e mucca Carolina 2, andiamo, seguitemi, seguitemi, io voi sarete le prime due che aprirete la strada al mondo di questa nuova serie, seguitemi mucche, io sono, da cazzo lo siete, mucche, oh, iniziamo malissimo, ehi, mucca Carolina 1, mucca Carolina 2, forza, seguirmi, seguirmi, zie, se no non vi do una cippa di nulla Forza, forza, forza Seguite, Seguitemi, seguitemi Saliamo le montagne Forza, andate state Sì, ma mamma mia Mi sono capito le uniche Ho preso le uniche due mucche E rincretinite Dai, dai Dai, dai Forza, dai forza Dai forza, dai forza Ce l'hai fatta a salì Dai forza Oddio, là c'è una pecora grigia Almeno rompe scatole pure la pecora Scommettiamo Scommettiamo che la pecora mi insegue pure Io devo stare tentando Non andare finire sulla lava Però ecco Dobbiamo evitare di cadere lì sotto, che madonna mia, saremmo caduti lì sotto sarebbe stato terribile. Mucchine, no, non ci cadete voi però, mi raccomando. Segniamoci quel punto che è molto interessante. Dove stiamo andando, chi lo sa? Eh, le mucche mi seguono. Mucca 1 e mucca 2, sì. Le mucche mi seguono. Giriamo di qua. Eh, eh, vedo della sabbia. Vedo della sabbia, vedo la nave. Mamma mia, siamo lontanissimi da casa. Va bene, va bene, dai. Taglio veloce, taglio veloce, dov'è? Dov'è l'altra mucca? Ma mi perdo subito. Mucca, vieni qua. Oh mio dio, sarà, sarà un viaggio lungo. Sarà un viaggio lungo, ma ve lo risparmio, signori, ve lo risparmio. Ci siamo, signori, siamo vicino a casa. Siamo vicino a casa, ci siamo. Eccoli il recinto, ce l'abbiamo quasi fatto. No, ma perché? Ma perché? Le uniche due mucche che non sanno, fa quattro passi uno di dopo l'altro, dai, mucca. Dai, Mucca, segui il tuo capobranco. Dai, Mucca. Dai, Mucca, che siete arrivati alla vostra nuova casa. Dai, dai, fate un bel salto, fate un bel salto, non mi morite lì. Grandissime mucche, ok, ce l'abbiamo fatta. Entrate dentro, cortesemente. Dai, 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 non ti fermare lì. Perché mi guardi così? Okay, Moca. No, se ne sta andando, mucca, mucca. Dai dai, 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 mi sto incroppando l'altra. Dai, dai, entrate tutte e due. Oh, oh. Ce l'abbiamo fatta, signori, ce l'abbiamo fatta. Allora, fermi tutti che io devo un attimino uscire prima io, perché se io poi rimango dentro, siamo fregati. Ok. Adesso vi posso da mangiare, ce l'abbiamo, signori. Mucca 1 e mucca 2. Riproducetevi e non rompete più le scatole. Il grano ce l'abbiamo. Oh, l'amore nell'aria. Abbiamo fatto un progresso. Che cosa carina. Ciao, piccolino. Ti mangerò molto presto. Va bene. Ehm, ultima cosa che dobbiamo fare, signori, per concludere. Bene, il video è per dire che anche questo è stata fatta. E a parte il ponticello che poi eventualmente vedrò di farlo off camera, vediamo un attimino se conviene oppure no fare un ponticello per tagliare direttamente là e andare direttamente dalle mucche. Voglio, voglio, voglio l'erba, voglio prendere questo, ok? Devo, devo sistemarmi l'inventario, signori. Andare da una bella pecorella, eh, Riesce a correre, zio. Riesce a correre l'ominide, ok? Ora, c'erano tante belle pecorelle. Dove stanno adesso le pecorelle? Pecorelle, pecorelle. Si... Oh, una pecorella marrone. Mi piaci tu. Ok. Abbiamo recuperato la lana marrone dalla pecora. Andiamo a fare i nostri bellissimi tappetini. Così da poter entrare e uscire dal recinto delle nostre pecore. E dove sta andando? Io se non sbaglio i tappetini devo fare... Non li posso fare così i tappetini. No, li potevo fare così i tappetini. Sono scemo. Ok, allora non c'è bisogno che andiamo di qua, andiamo direttamente dalle nostre amiche pecore Pecora 1 e pecora 2 E vediamo un attimino di sistemare quest'ultima cosa e concludiamo il video Allora intanto il tappetino signore lo metto qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Perfetto, 1, 2, 3, 4 e 5 Toh, ne mettiamo uno qua e uno qua, perfetto Così perfettamente al centro Così possiamo entrare e uscire senza problemi Va bene signore E allora signori e signore Detto questo io sto volando su non so che cosa Guardate sono un mago signori E il mago volante il maullo volante Detto questo signori Io vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Guardate che stanno guardando anche loro Che carine e Per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto E continuare anche questa serie di maulle Della stagione 3 della, della maullocraft Bella raga Ciao